Ciao a tutti, eccoci qua per un nuovo video. Allora, oggi vi volevo fare un video haul, ovvero un video mega haul, perché vi volevo far vedere gli acquisti che ho fatto nel mese di luglio ed agosto. Allora, è da tantissimo tempo che non vi faccio un video haul perché è da aprile e niente, vi volevo far vedere un po' gli acquistini che ho fatto in questi 2 mesi. Quindi iniziamo. Parto, non vado in ordine, ma vado un po' così, come prendo. Allora, il primo che vi mostro sono questi biscotti della fortuna presi alla Lidl. E niente, li conoscete, sono i classici biscotti dove si apre, dentro c'è il biglietto. E niente, con delle frasi, insomma, carine. Ok, questi qui. E li trovate alla Lidl. Poi vi voglio far vedere 2 acquisti che ho fatto al mercato. Sono 2 costumi. Il primo, questo qui, l'ho acquistato la scorsa settimana, mentre, ed è color salmone. Mentre questo qui l'ho acquistato ieri perché, visto che questo qui mi è piaciuto tantissimo, cioè l'ho stra... In questo, insomma, si sì, strausato, l'ho preso la scorsa settimana, vabbè, cancellate questa cosa. Visto che appunto l'ho usato, è stracomodo, eccetera, ne ho voluto prendere un altro perché tanto non sono costati, non sono costati tanto. Infatti li ho pagati 10 euro l'uno, in tutto 20 euro. E niente, e ne ho preso uno anche fucsia. Così. Mi piace troppo questa trama qua. È troppo bello. Ok. Poi vi volevo far vedere gli acquisti che ho fatto sul sito Kawaii Land, ovvero Squishy. Allora, ho acquistato, scusate, mi sto grattando, mi hanno strabeccato le zanzare. Allora, vi volevo far vedere gli acquisti che ho fatto appunto sul sito Kawaii Land. Ho preso 4 Squishy. Allora, ma già tempo fa, soltanto che tipo mi è arrivato a metà luglio, ecco, quindi siamo fine agosto, è già da tantissimo tempo che ce li ho, però non ve li ho mai fatti vedere, quindi ne approfitto ora. Allora, il primo è questo qui, che è una cake roll, strabella e cioè è stramorbida, anche se non rimangono le impronte, cioè qui sì, però è... Profuma in una maniera pazzesca ed è stramorbida, la adoro. Poi ho questo qui che è Tare Panda. Poi ho questo cupcake qua col panda e questo qui è la cosa più morbida del mondo. Guardate. E lo tengo nella plastichina perché è originale e ho paura che si rovini. E questa qui è la targhetta originale, infatti. Ed infine un altro originale ho acquistato, questo qui. E questa bambolina si chiama tipo Cheo Pai, non vorrei dire una cavolata, quindi è un incrocio, comunque è una bambolina travestita da un personaggio Disney. Ecco, ovvero Tippete. E niente, è troppo carina, però non è morbido affatto, però pazienza, è troppo bello. Poi vi volevo far vedere gli acquisti che ho fatto in Croazia, che mi avete richiesto tantissimo questo video. Finalmente vi faccio vedere gli acquisti. Allora, ho acquistato 2 calamite. Allora, la prima è questa, con scritto Mali Losini, scusate la pronuncia. Comunque l'ho acquistata, appunto io sono stata in vacanza a Lussin Piccolo. E poi l'ultimo giorno ci siamo fermati a visitare anche un'altra città della Croazia, ovvero Abazia. E ho preso la calamita anche là. Ok, poi a Lussin Piccolo, continuando, ho preso questa cover qua con scritto Nutella. È troppo bella, poi io amo la Nutella. Poi, a chi non piace la Nutella. Poi ho preso
due braccialettini con scritto Neymar, sapete che è il mio calciatore preferito. Ok. Infine ho trovato il mio braccialettino col mio nome, soltanto che qua è scritto un po' sbagliato, quindi leggete così, ecco, Leila. E in verità c'è scritto con la J, però pazienza. Comunque è raro trovare il nome Leila, sapete, su quelle cosine tipo portachiavi, eccetera. E quindi l'ho voluto prendere. Ok, ed infine, oddio che non ho qua. Vabbè, ho acquistato, avrete visto comunque su Facebook le foto. Quando sono andata a Gardaland, mi sono messa la maglietta che ho preso in Croazia, ovvero è una canottiera con la scritta Jack Daniels fucsia, vabbè, la classica, ormai la conoscete tutti, soltanto che a lavare, quindi adesso non ve la posso far vedere. Poi vi volevo far vedere gli acquisti che ho fatto a Gardaland. Allora, ho preso due foto che sono messe via, ma non ve le posso far vedere comunque. Perché no, aspettate. Sì, ok. E poi ho preso una cover. Non vi faccio vedere, copro mio cugino perché non vuole venire su YouTube. Non vuole andare su YouTube, quindi lo copro. Visto che è una nuova cosa, ovvero fanno le cover con la foto. Ah, ecco, questa qui è la maglia comunque. Non so se si nota, comunque io sto urlando. Qui mia mamma. E qua io. E questa qui è la canottiera. E niente, qua eravamo sul Colorado Boat. E niente, è stracarina sta cover. E niente, ho acquistato questa più questo orecchino che mi piace un sacco. Allora, a tanti premetto che non potrà piacere, ma a me piace tantissimo. Allora, scusate, un capello. Allora, è questo orecchino qua, ovvero il finto dilatatore. Allora, io ce l'avevo il dilatatore vero. Però ho iniziato ovviamente con quello piccolo. Scusate, mi è arrivato un messaggio. Comunque, sì, stavo dicendo, ho iniziato con quello piccolo, poi mia mamma mi ha detto che non gli piaceva il buco così largo, che rovinava appunto, insomma, ti rovinava. Quindi ho voluto prendere quello finto ed è troppo bello, cioè. Aspettate, l'ho messa male. Cioè, tipo, sta così. Ditemi se mi sta bene. A me piace tantissimo. Non vedo l'ora di metterlo. Perché non l'ho ancora messo. E spero che non mi faccia infezione. Perché a me fanno quasi tutti. Quasi tutti gli orecchini che ho mi fanno infezione. Quindi, perfetto. Io sono allergica a tutti i tipi di orecchini. Tranne all'oro bianco. Però all'oro, eccetera, sì. Questi, infatti, questi orecchini qua sono oro bianco, penso. O d'oro, non so, boh. Ok. Poi, ok, qua è finito. E infine vi volevo far vedere gli acquisti che ho fatto ieri con mia mamma. Allora, ho preso questo portafoglio che costava la bellezza di 25 euro. Dopo hanno abbassato il prezzo a 15 e adesso l'hanno abbassato ad 8 euro, quindi l'ho dovuto prendere. E questo qui è troppo carino, cioè stratenero. E allora, Marie è la mia è il mio personaggio preferito della Disney. Cioè, Minù è la cosa più bella del mondo. Infatti, io amo. Amo questa gattina. Cioè, mi chiamava questo portafoglio. L'ho dovuto prendere a tutti i costi. Poi 8 euro, costava 25. Ditemi se non è un prezzo buono. E niente, è troppo bello. Ed è stracapiente. Cioè, guardate che roba. È enorme. Infatti, non so cosa metterci dentro a parte i soldi.
perché io non ho tante cose dentro il portafoglio. E infine ho preso robe da delle maglie. Allora ho comprato, mi sono comprata questa maglia qua. Poi mi sono comprata questa canotta qua. Sì, allora potrà sembrare una cosa stupida, ma me ne sono prese tre uguali. Allora, questa qui, questa qua con le palme e qui la cernierina, così. Poi mi sono presa una, sempre fatta così, soltanto di un altro colore. Cioè, è troppo bella. E infine, cioè, ho preso tutti e tre i modelli. E infine ho preso questa, di un altro colore, sempre. Troppo carina. E niente, sono le mie canottiere preferite. Ed infine mi sono comprata sempre un'altra maglietta. Questa qui, che è troppo carina anche questa, fatta così, corta. E niente, questa qui. E queste comunque magliette, più questa, l'ho presa da H&M. Cioè, le ho prese da H&M, se vi interessa. Quindi niente, questo era il mio video haul. Io spero che vi sia piaciuto. Comunque mi avete richiesto anche di rifarvi il video tag What's on my iPhone, quindi ve lo farò. Vi dovrò fare, in programma ci sono il video tag What's on my iPhone, tag, il tag sugli squishy, the squishy tag, che ha inventato Erika Swap, che si chiama in un altro modo, mi avete detto, ma non me lo ricordo più, quindi dico Erika Swap, ma avete capito voi. E niente, poi vedrò. Quindi niente, questo era il video. Un bacio, ciao!